Mentre la Serie C domani vedrà in campo le squadre per il secondo turno playoff, il Teramo, eliminato martedì sera dal Catanzaro, va in vacanza, in attesa di capire quali saranno le linee generali di indirizzo per la costruzione dell'organico della prossima stagione, che sarà certamente diversa rispetto a quella appena conclusa, se non altro, perché il mercato scoppiettante del 2019 non sarà replicabile, nel senso che magari arriveranno giocatori di levatura, ma prima ci sarà spazio per le cessioni che possano dare respiro alle casse societarie provate certamente dagli investimenti pesanti che tuttavia non hanno portato un piazzamento migliore sul quale magari speculare in questa seconda fase. La conferma del tecnico Di Mascio di qualche giorno fa ha il pregio di occupare subito una casella cruciale, quella del timoniere per la prossima stagione, e il fatto che l'ormai ex responsabile del settore giovanile ora guidi in pianta stabile la prima squadra non solo come traghettatore fa capire quanto la linea sarà decisamente più verde, che poi è stata anche la richiesta della società in inverno, quando il distacco con le prime della classe era già talmente pronunciato da non poter far immaginare una clamorosa rimonta. Per questo a Piacentini, Viero, Santoro e Birrigè andranno affiancati elementi funzionali, ma che possano portare in caso di utilizzo ad un minutaggio superiore. Il mercato però sarà fatto in maniera parallela con qualche addio importante per liberare slot in rosa e disponibilità economiche, visto che il presidente Iachini non sembra essere disposto ad una campagna rafforzamenti minimamente paragonabile a quella di 12 mesi fa. Dunque qualcuno potrebbe essere in bilico, ma non sarà semplice disfarsi di contratti abbastanza onerosi. Poi vanno sciolti i dubbi su qualche enigma tattico, ad esempio Bombaggi andrà riportato a centrocampo o comunque in caso di 4-2-3-1 nei tre dietro la prima punta, non più da attaccante puro, ma se Bombaggi è inamovibile Costa, Ferreira, Mungo e Arrigoni potrebbero trovare meno spazio, visto che Santoro e Viero saranno il futuro biancorosso. Altra questione dietro, Piacentini titolare ed è certo, ma se si virerà verso il modulo a 3, allora vanno trovati rincalzi per dare sostegno a Soprano e Cristini. Infine la questione portiere. A Catanzaro ha parato Valentini che è un 97. Il Teramo o fa una scelta come a luglio scorso e pensa all'esperienza tra i pali, oppure dovrebbe andare anche qui su un under dal 99 in poi. Il diavolo proverà a lavorarci mentre la squadra è in ferie dopo l'eliminazione, per mettere Di Mascio nelle condizioni migliori di modificare in positivo il trend di quest'anno.